Ciao, bentornati, benvenuti, ben ritrovati su Erin Vortolkien e dintorni. Oggi in una versione diversa. Siamo Più estiva, finalmente. più estiva. Sì, Pronti? dalle nostre camicie si vede. Sì, assolutamente. Siamo in compagnia di Federico Giuffrida. Vi ricorderete, naturalmente, per la live bellissima che abbiamo fatto sulle armature, sugli effetti speciali. Gli orchi, i lupi, riguardante il Signore degli Anelli, la trilogia degli Hobbit e la serie TV, che ancora era la prima stagione. Degli Anelli del Potere. Ci siamo ritrovati Fino a finalmente dopo 30 tanto anni. tempo. Sei tornato in Terronia. Dalla Polandia alla Alla Terronia. Terronia. E siamo in un ristorantino, in un bar, sì, un pub molto, molto carino, Drunk Bros di Catania. E alle nostre spalle potrete vedere delle oggettistiche interessanti di Ritorno al Futuro. E dopo magari faccio un giro e vi faccio vedere qualcosa in più. Federico, ciao. Intanto sono Ciao contentissimo che Giuseppe. ci possiamo vedere di presenza. Voleva, Dopo ci voleva, ci voleva. 20 Dopo, sì, dopo 20 anni e dopo la giornata di ieri, che è stata bella impegnativa per te come videomaker e per me come stendista a soffrire. Etna Comics, naturalmente avete visto il vlog o lo metto insieme a questo vlog, non lo so come farò. Tanto, che cazzo ce ne frega? Il Mi fai canale. uscire e poi si vede. Sono contento, sono a Catania, come sapete io vivo ormai da 10 anni all'estero. Stavamo facendo prima un discorso molto interessante con Federico, mi stavi parlando in effetti della ciclicità delle narrazioni e delle storie, stavi facendo delle considerazioni molto interessanti, ho detto beh fermiamoci, facciamole in video, facciamole in vlog, no? Per cui iniziamo dal discorso, no, che facevi riguardo la ciclicità delle storie, il cammino dell'eroe. Esatto, che è, diciamo, una delle trame da sceneggiatura più usata, ma da sempre. Parlavamo in particolare del fatto che molti si scontrano tra i fan di Star Wars, i fan del Signore degli Anelli, i fan di Harry Potter, quando poi di base è esattamente la stessa identica storia. La sceneggiatura di Bach può cambiare l'ambientazione, come se dovessimo citare banalmente a caso una storia con un cavaliere, un signore oscuro, un povero tizio che nessuno conosce, possibilmente adolescente, che improvvisamente diventa l'eroe della storia, accompagnato dai suoi Orfano e che vive amici, con lo zio. orfano che vive con gli zii, che c'è un personaggio, un santone, un saggio che lo accompagna e che a un certo punto muore. In realtà stiamo descrivendo Star Wars, stiamo descrivendo Il Signore degli Anelli, stiamo descrivendo Harry Potter, quindi di base è la stessa trama che poi viene adagiata su un'ambientazione che varia di volta in volta. In Star Wars abbiamo le spade laser, in Harry Potter abbiamo le bacchette, in Star Wars abbiamo le bike volanti, in Harry Potter abbiamo le scope, il Signore Oscuro si chiama Signore Oscuro dovunque. Quello è dei Sith, quello è Voldemort, quello è Sauron. Sauron. Quindi di base il concetto è sempre. C'è sempre È l'oggetto l'oggetto magico magico, da certo. recuperare, da trasportare, fino a il viaggio di una compagnia che si forma. E poi le similitudini tra, in particolare tra Star Wars ed Harry Potter sono tantissime. Il trio di Harry Potter è lo stesso composto identico in Star Wars. Due maschi e una ragazza, c'è sempre la spalla comica, sono elementi narrativi che vengono sempre riutilizzati. Ed è un po' il motivo che porta ai giorni nostri quasi impossibile creare una nuova saga cinematografica totalmente originale, totalmente ex nova. E, come dicevi tu, l'abbiamo avuto con Pirati dei Caraibi. Ah, scusa il microfono. L'abbiamo avuta con Pirati dei Caraibi, l'abbiamo avuta appunto con Harry Potter, che di base abbiamo detto sì, non è nulla di nuovo, ma come tu stesso suggerivi, abbiamo scoperto una società magica, non più solamente il mago di turno che appare e risolve la questione. Abbiamo visto una società costruita dietro, sugli archetipi della scopa, della bacchetta, ed è stata quella la svolta originale di Harry Potter. Infatti sul discorso degli archetipi che stai facendo è effettivamente proprio vero. Vabbè, a parte poi abbiamo detto gli zii, Sì. Harry Potter vive con gli zii, Frodo vive con lo zio, Luke Luke Skywalker vive vive con con gli gli zii. zii, però gli archetipi, ora quando si va a beccare una di queste storie, no? Poi magari l'ambientazione la costruisci tu, il mondo, il world building. Però per dire, avevo considerato il fatto che prima che uscisse Pirati dei Caraibi,
mancava un mainstream sui pirati. Poi loro hanno messo quella alone Componente fantastica, fantastica, i che di fantasmi. base è la componente fantastica dei libri che leggiamo da bambini, tipo L'Isola del Tesoro, del mondo della pirateria, i scheletri fantasmi, c'erano anche quando c'era bambini noi, ma non c'era una rappresentazione cinematografica come è stato poi con La Maledizione della Prima Luna. Su Harry Potter ci mancava qualcosa antecedentemente alla saga che poi è diventata cinematografica che riguardasse i ragazzini, però poi il cammino dell'eroe, come dicevi, è sempre quello. Sì, di base è quello, il sacrificio che l'eroe deve compiere alla fine per Frodo è resistere all'anello e gettarlo nel Montefato, per Harry Potter è battere Voldemort e riuscire a non cadere anche lui, diciamo, al lato oscuro della magia. Per Luke è la stessa identica cosa, per Neo di Matrix è la stessa identica cosa. Per Avatar, anche lì È c'è un altro stereotipo. il cattivo da sconfiggere, in quel caso è l'uomo e la sua ingordigia, ma quella è una È storia l'altro archetipo di cui parlavi tu, piena di riguardante archetipi. Balla coi lupi, Pocahontas. Per questo a molti magari ha infastidito il fatto che, sì, bello, come dice qualcuno su internet, la prologo di Pandora. Sì. Sì, la prologo di Pandora, una delle frasi più belle che abbia sentito. Ma di base poi la trama è sempre quella, cioè mi puoi cambiare in quel caso l'ambientazione, ma accompagna delle immagini bellissime, una storia che perde, una storia che di base è carica di significato. La rappresentazione, a pensiero mio, migliore di questa storia è il film Mission, con le musiche di Morricone. Quella già è una rappresentazione, che poi è la storia di Pocahontas di base. Ma Avatar è praticamente la stessa identica cosa, ma con le pistole e i fucili. Star Wars è un western. Star Wars è un western, è un film dei samurai, è i sette samurai, è un connubio di personaggi, gli stessi cavalieri Jedi. L'abito da cavaliere Jedi ricorda molto quello del samurai. Il Jedi che si allontana dall'ordine è palesemente un Ronin. A un certo punto Obi-Wan Kenobi lo si può identificare come un Ronin. Ora si identifica Ahsoka con Ahsoka Tano, come il Ronin di Star Wars, ma già quando Obi-Wan era tra virgolette in esilio su Tatooine per controllare Luke, già lì viveva un po' da Ronin. Quindi sì, Tra di l'altro, di base base, in relazione a Star Wars, tu siamo in stai questo bevendo un Frank and Bro. cocktail Sto bevendo The Dark particolare. Side. Allora, lo faccio vedere qui. Ed è, cioè, così si vede il LED, Si vai. accende Esatto. così. È molto bello. Mi stavi dicendo prima una Prima ha cosa? bevuto quello legato a Frozen, che è un cristallo di ghiaccio. Tra l'altro, uno dei cocktail più buoni che io abbia Stupendo, bevuto. buonissimo. Mi stavi dicendo prima, stavi facendo un discorso che mi piaceva molto e volevo, in effetti, è proprio da lì è iniziata l'idea di fare il vlog. Facevi il discorso su Star Wars, sull'ingresso nella taverna Sì, in cui parlavamo delle c'è pietre miliari, delle scene madri. delle scene madri, gli archetipi, perché effettivamente Star Wars è diventato iconico. Uno dei motivi era quello che mi stavi dicendo. Sì, diciamo che allora, da un punto di vista di make-up, ripeto, qui esce fuori il make-up artist degli effetti speciali. Uno dei Star Wars è stato una delle pietre miliari del cinema, soprattutto negli effetti speciali prostetici. È una delle rappresentazioni più chiare di questo è la scena famosa e da tutti conosciuti, quella della taverna di Mos Eisley. Quando abbiamo la faraonica che mostra tutta la taverna con in sottofondo la musichetta, Copyright, attenzione. vediamo, appena non si riconosce, sa. Riconosciamo, vediamo sostanzialmente una moltitudine incredibile di razze aliene. Tutti mascheroni, ma una cosa del genere al tempo non si era mai visto nel cinema, e quindi va a diventare una pietra miliare. Da quel momento è iniziato il cinema prostetico moderno. Ricordiamoci che il primissimo effetto speciale nella storia del cinema è un cortometraggio in bianco e nero, trovabile facilmente su Wikipedia, che era L'esecuzione di Maria Stuarta. Quello che vedevamo era semplicemente una donna che veniva appoggiata con la testa sul ceppo, stacco, il corpo veniva sostituito con un manichino e la decapitazione con l'ascia. Quello è un effetto speciale. Al tempo fu un'esplosione perché era la prima volta che si vedeva una cosa del genere al cinema, e da lì nacquero gli effetti speciali.
come noi li intendiamo. Ed è molto differente. Bello quello che stavi dicendo, che ok, abbiamo detto che il cammino dell'eroe, le storie sono sempre quelle che si ripetono, e non è che si ripetono negli ultimi 100 anni, si ripetono già dalla letteratura pre-cristiana, parliamo anche dei filosofi dell'antica Grecia. Però quello che se ci pensiamo bene, anche la Bibbia. La Bibbia, di base, grande fantasy per eccellenza. Ma di base Gesù era un carpentiere, era un falegname. Anche lui era un piccolo Luke Skywalker. Ah, ok. Vabbè, qui ci chiudo da tutto, dai. Il discorso è che, nonostante poi alcune storie si ripetono, ci sono dei momenti all'interno almeno della contemporaneità, per contemporaneità intendo anche gli ultimi 50 anni, in cui la storia è quella che si è ripetuta nel corso di millenni, il cammino dell'eroe, e poi in realtà arrivano delle intuizioni, dei colpi di genio che cominciano a dettare, a settare dei nuovi standard. Sì, che come Star Wars ha fatto per il mondo, certo, va a intaccare altro. Ha dettato per i futuri, o quelli che sono arrivati dopo, film di fantascienza. E mi stavi dicendo che un altro momento importante è l'arrivo dei Guardiani della Galassia, sì, nella cinematografia. Star Wars moderno, che diceva... I Guardiani della Galassia. I Guardiani della Galassia, sì, parlava del fatto che i Guardiani della Galassia è stato considerato da Lucas stesso lo Star Wars di come fa, l'avevamo detto il nome, sì, ma il regista James Gunn, perché comunque ha saputo legare a un'epopea spaziale quello che è il lato fumettistico, la vena più comica, perché palesemente Rocket Raccoon e Groot sono Han Solo e Chewbacca, sono perfettamente sovrapponibili. Gamora la potremmo anche intendere come quasi una via di mezzo tra un Obi-Wan Kenobi, che comunque è lei che insegna un po' determinate cose a Peter Quill, e una principessa Leila. Anche il carattere di Leila di episodio 4 è molto sfocchiosa, che se la sente un po' su tutti, è paragonabile a quella di Gamora in quanto figlia di Thanos. Quindi anche lì la genialata è stata quella di inserire il lato supereroistico nei Guardiani della Galassia in maniera perfettamente diluita all'interno della storia del viaggio dell'eroe, perché ricordiamoci che Peter Quill era un perfetto nessuno, un bambino destinato a un destino più grande, che parte anche lui sempre dal basso, uno che non conta nulla, come la maggior parte dei personaggi di cui parlavamo prima. Molto interessante, secondo me, anche da approfondire il discorso che riguarda, certo, il cammino dell'eroe, l'ambientazione, il contesto, l'intuizione, nei videogames. Oggigiorno, per esempio, io non ero un appassionato di videogames, ho iniziato a giocare da un anno a questa parte dei titoli fenomenali, tra cui i Shadow of Mordor, Shadow of War, che sono riguardanti Signore degli Anelli. Però parlando di Guardiani della Galassia, anche quello dei Guardiani della Galassia, ma Hogwarts Legacy o qualunque altra storia di quel tipo lì. Comunque, la cosa bella è anche lì l'archetipo, la storia che più o meno è quella, però il coinvolgimento da parte, in questo caso naturalmente, del giocatore. Certo, in prima persona vivi come se fossi tu. È un'evoluzione di quella narrazione di cui si parlava prima? Sì, è assolutamente sì. La modernità va in quella direzione. E in base a questo, sono curioso di sentire la tua opinione, perché a volte mi piace speculare, su dove sta andando il cinema. Il cinema sta andando verso la direzione VR... Ah, il baratro. No, però... Il baratro infinito. La dimensione, in realtà, virtual reality è individuale, perché il gameplay, allora, nonostante il gioco ora. Nonostante il gioco è uguale per tutti, cioè, si arriva lì. Certo. Però il gameplay è personale. Potrebbe essere che il cinema può sperimentare qualcosa del genere? Allora, fino a qualche mese fa ti avrei detto, parlando magari di un cinema più immersivo, ti avrei detto non lo so, okay. Ma dato che da qualche mese a questa parte, dopo la presentazione del nuovo visore della marca della mela, che ha delle potenzialità che fanno semplicemente paura, anche della sfera quella inaugurata a Las Vegas,
che è qualcosa di terrificante. Sì, 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 ma pauroso. Lì a livello di cinema immersivo siamo ad altri livelli, siamo quasi a livello degli ologrammi senza l'utilizzo del VR. Cioè tu hai la sensazione di una realtà aumentata senza dover indossare nulla. E in quel caso magari sì, parliamo di un film proiettato, mettiamo in una sala cinematografica che abbia quelle potenzialità, non solo più da un punto di vista audio tramite le sale Atmos e tutto, le produzioni dell'audio, ma anche dal video, che renderebbe un po' hai visto il martello di Thor? Ho visto un cocktail a forma di martello di Thor, del tuono. Che sarebbe un po' magari avvicinare il cinema alle attrazioni da parchi. Ecco, grazie. Perché non so che adesso vibra. Quello il set D, cos'è, non so cos'è. Ma non so Star Wars Tour Michael Bay e altri autori del genere hanno portato in realtà la pirotecnica e il roller coaster all'interno del cinema? Assolutamente sì, in realtà la realtà virtuale tramite prima il cinema in 3D e ora con i nuovi dispositivi VR tende a farti vivere una giostra. L'importante però è dicevo prima, il cinema sta andando secondo me, a parer mio, verso un baratro. Il problema è che ormai la grande maggior parte dei film che escono sono fatti per essere giostre. Non hai più delle vere e proprie trame, delle soluzioni narrative decorose, dei personaggi ben studiati. No, sono montagne russe, continuamente, fandom, in tutti i modi possibili immaginabili. Non c'è nessuna novità al riguardo e questo un po'... Già il fatto che materialmente ormai l'attrezzatura che magari uno può avere a casa è a volte anche superiore a quelle di una sala cinematografica. Beh sì, attualmente sì. Quindi non so come andrà a finire con il cinema. In relazione al roller coaster, l'esperienza delle montagne russe è quella di sballonzolarti, no? Di portarti il cuore in gola, cioè, e le viscere sotto sopra. Non so se ti è capitato, a me mi è incuriosito tantissimo, non so perché, mi è capitato di vederlo. Ho visto delle reaction al cinema di Spider-Man, quando si vedono i tre Spider-Man, per esempio. Oppure Capitan America che sente la voce di Falcon. Assolutamente. Di Falcon, no? Sì, sì. Di Falcon, sì. Ho avuto la storia infinita. La storia infinita. Era Falcon. Era un po' diverso. E poi qua c'è il Fortuna Drago da qualche parte nel locale. Dopo lo troviamo. Cioè, da qualche parte c'è il Fortuna Drago. Comunque forse quella reazione, no, delle reaction al cinema in cui le persone gridano, soprattutto gli americani ovviamente, sì, gridano a sinistra e poi spuntano tutti gli Avengers, piuttosto che i tre Spider-Man. E sembra che c'è proprio un tifo da stadio, il coinvolgimento è talmente grande. Non dovrebbe esserci in una sala cinematografica. Perché comunque i personaggi stanno parlando, io non riesco a credere che il pubblico americano si interessi dei dialoghi, cioè quelli nello schermo parlano e loro in realtà gridano e quindi viene quasi da pensare che forse, che poi Hollywood è il faro del cinema, almeno per adesso, sì, si sta andando verso una direzione che è più coinvolgente, quindi nell'idea di coinvolgimento anche l'individualità del gaming, credo che ci sia una grande decadenza soprattutto da parte del pubblico rispetto all'approccio verso una storia. Il pubblico forse è stato abituato a vedere quello, ecco, è stato sovraccaricato, ecco, quasi drogato. Cosa ne pensi tu di questa reazione spassolica da parte della gente? Tengo alla vecchia scuola, nel senso, se io vado al cinema adoro sedermi in una sala, nel silenzio di una sala, cellulari, bambini che urlano, ragazzini che fanno casino, e godermi un film. Se no me lo vedo a casa. Quando vado al cinema pretendo che ci sia una certa condizione, una sorta di zona ovattata, una bolla dentro cui godersi quell'esperienza. Un film che basa il suo punto forte sulla reazione del pubblico in sala, personalmente è un film che va a perdere molto del suo essere film. Ridley Scott ha dichiarato che i cinecomics non sono cinema
è sbagliato. E sono montagne russe, l'ha detto, sì, credo. È sbagliato perché comunque una storia che intrattiene è Scorsese. Scorsese, sì, forse sì. No, Ridley Scott, Scorsese. Sì, sì, ma Ridley Scott è comunque anche lui allineato su quell'idea lì. Però fare un film basandolo solo ed esclusivamente su la reazione del pubblico in sala, quello non è cinema. Cioè, noi da piccoli andavamo a cinema senza vedere 6.000 trailer che ti raccontano già il film. Bastava il titolo. Tu andavi al cinema perché ti incuriosiva. Io non dimenticherò mai il trailer, chiamiamolo trailer, ma non era un trailer, era una pubblicità di Stargate. Oh, che bello. Vedevi una piramide e un tizio con una maschera di Anubis. E il titolo, Stargate. Non avevi idea di cosa fosse, ma ti incuriosiva. Poi il film poteva essere un cagato incredibile, ma la curiosità ti portava al cinema. Ora, quando ti fanno 600 trailer, il primo trailer, il secondo trailer, il terzo trailer, il primo trailer stesso, il final trailer, tu già vai a vedere il film, ma già sai quello che stai andando a vedere. E poi è un'esperienza bruttissima. La speculazione. Anche il fatto di farlo vedere in anteprima, a YouTube che poi ne parlano, è lavoro, ovviamente, ma personalmente perde molto della magia originale del cinema. Sono d'accordo. Ma io adesso, Federico, vorrei anche parlare un po' del tuo lavoro. Da dove iniziamo? Di addetto ai lavori, perché voi lo sapete, se non lo sapete sappiatelo. Comunque Federico è un operatore del cinema, per quello che riguarda... Sono uno scenografo. Uno scenografo. Facci un po' un excursus di questa tua professione, come è iniziato? Allora, in realtà io nasco come truccatore d'effetto speciale, prostetico, e c'è un motivo. E quando l'attore ha una testa di cazzo, prostatico. E questo succede molto più spesso di quello che pensi. No, succede molto più spesso di quello che pensi. Molto più spesso di quello che pensi. Dai, senti i ricordi del Vietnam. Ho avuto un attimo di Vietnam improvviso. No, allora, io nasco come truccatore d'effetto speciale prostetico ed è una storia particolare. Io da piccolo, 11 anni, 12 anni, avevo la paura fottuta dei vampiri. Ma a livelli proprio che morivo di paura. Ok. Trovai la soluzione. Per me la soluzione era coprirmi fin sopra le orecchie. Perché? Perché se il vampiro morde al collo, tu ti copri fin sopra le orecchie, il vampiro è fottuto. Poi uscì al cinema in intervista col vampiro. I vampiri mozzicavano un po' dove volevano. Tutto perfetto, sono fottuto. quella mia paura è, grazie ai miei genitori, che non mi hanno mai fatto vedere un film horror. Ah. No. Mia mamma non mi fece mai vedere da piccolo Nightmare Before Christmas, perché nella parola c'era Nightmare nel titolo. Che poi non è horror. Lo so, ma valla a spiegare i vicini. Questo però suscitava in me, come in chiunque, più una cosa è proibita, più ti incuriosisce. Certo. Quindi io mi facevo dei grandissimi traumi vedendo di soppiatto determinati film horror, tra cui il Dracula di Christopher Lee. Ok. Trauma incredibile. Io non riuscivo a chiudere occhio la notte. A parte che erano sempre i vampiri, ma in generale quello che era il mondo orrorifico era un mondo che io non conoscevo, era un giglio di innocenza. Una volta mi ricordo per Natale, non so perché lo fecero a Natale, ma trasmisero in televisione L'Esorcista. Oh, Madonna. Fino a 17 anni ero convinto che la bambina il crocifisso lo conficcasse nella pancia. Sì. Ma spoiler, no. Non era la pancia, un po' più giù. Questo fece scaturire in me una domanda: perché queste cose mi fanno paura? Fortunatamente in quel periodo, quando eravamo molto piccoli, c'era una rete locale, credo che JTV, dove facevano, e facevano un programma di Dietro le Quinte, dove mostravano come facevano gli effetti speciali al cinema. Mi tolsi tutte le paure del mondo horror e divenni un fanatico, un drogato di effetti speciali. L'idea di realizzare un mostro che ti deve veramente far saltare dalla sedia, al giorno d'oggi questo si è un po' perso nel cinema. Se tu ci fai caso, i mostri moderni, soprattutto quelli magari di Del Toro, okay, sono mostri, ma sono belli, sono figli da vedere. C'è la creatura Shape in the Water, Shape of Water, e lo stesso Faun.
sono belli, cioè cazzo sono fighi da vedere. Ma io... non è il mostro schifoso come i licantropi di The Howling o di ricordiamo la scena più bella in assoluto degli effetti speciali, che è quella di un mannaro americano a New York. A Londra, sì. Quella è quella roba orribile del fauno lì, del fauno, c'era quella scena in cui mette gli occhi bianco, l'uomo pallido, ci sono gli occhi, ma quella è pazzesca. Sì, quello è. Quindi, però comunque sono mostri belli, hanno un design figo, non è repellente, non è orrido. Cioè, se noi andiamo a vedere la trasformazione di un lupo mannaro americano a Londra, quella scena è devastante, è agghiacciante. Vediamo un corpo che si contorce, o anche quando eravamo piccoli, la trasformazione dei gremlins era quanto di più orrido. Oggi ridiamo, ma da piccoli era un trauma quando si modificavano. Vediamo ossa che si scomponevano, liquami, la casa di... Sì, ma quello è pazzesco. Quello è un altro che mi ha traumatizzato. Perché? Perché l'esorcista e la casa mi hanno... I mostri di oggi... Ma avevo 13-14 anni. Sono proprio belli da vedere. Lo stesso licantropo di Benicio del Toro, The Wolfman, quando lui è trasformato, cazzo è un figo della Madonna. O il licantropo di Van Helsing, quando lui, i licantropi di Van Helsing sono dei culturisti, sono bellissimi da vedere, proprio tutti belli pettinati, proprio belli. Il lupo mannaro non dovrebbe essere così. Vedi i lupi mannari di The Howling, sono creature orride, proprio orribili da guardare, e quello si chiama horror per qualche motivo. Quindi anche ad esempio l'ultimo fenomeno, The Nun, ma quello è jump scare. Sì, però vedi il design della suora, è bello, la suora è veramente inquietante, senza dubbio, certo. Però comunque è un mostro figo, non è Freddy Krueger con la faccia mangiata dall'incendio, orrido. Non è Jason che senza espressioni. Attenti, Federico, o Michael Myers. In relazione a questa cosa che stai dicendo, quanto in realtà il cinema scientemente, e non voglio dire colpevolmente perché poi sono punti di vista, in realtà sta andando verso quel tipo di rappresentazione per agevolare i cosplay? Perché una suora è facile. Sì, allora questo è un pensiero che condividiamo. Dato che comunque ormai, purtroppo l'abbiamo visto, non per rimarcare il dito nella piaga, ma l'abbiamo visto con l'ultima trilogia di Star Wars, o ancora peggio con l'ultimo film dei Ghostbusters, che a mio parere puramente personale è molto deludente. Il problema è che ormai i film vengono fatti non più dai registi, ma dalle case produttrici. Da addetto ai lavori, una volta è sempre stato così. Sì, però noi ci ricordiamo dei grandi registi, citavamo Scorsese, Spielberg, Nolan è uno degli ultimi, ma materialmente al giorno d'oggi prima il regista era il dio del set, la voce del regista era quello che andava ascoltato appunto. Oggi il regista è una figura che viene cambiata come qualunque altra maestranza, perché è la produzione che comanda. Mestierante, esatto. E nel momento in cui la produzione si basa sulla scelta dei fan, se un film funziona è in base a come lo vedono i fan. E dato che ora il cinema è diventato una serialità, sostanzialmente tu vai a vedere una serie TV di dopo una puntata dura 2 ore, pagando ogni volta la puntata che vedi, è un caso degli universi espansi in generale. Si modella in base a quello che è il gusto dei fan, quando invece prima era diverso. Non sono troppo... Sì. Prima era il fan che si adattava al film. Esatto. Ora adesso il film si adatta al fan. Il film in sé che sa il fan. Il discorso del cosplay potrebbe essere vero. Se tu mi fai dei personaggi sempre più fighi e sai che da quel personaggio vedrai 600 persone vestite in quella maniera, ti assicuri una base di udienza al prossimo film che uscirà. Esatto, perché la visione è sul prossimo, questo l'hai fatto. Ma un esempio eclatante sono gli ultimi Joker, per esempio. Ok, Joker è sempre stato un personaggio iconico, leggendario, però non era un grande cosplay. Adesso invece, così come Harley Quinn... Allora, questa è una cosa che è sempre successa diventati... dai tempi del corvo. Cioè, se tu vai di una fiera, ci sono 10 Joker per ogni stand. Sì, per dire, il minimo sindacale. Nei Comic Con almeno. Se no non fanno le fiere, se non ci sono i cosplay pronti. Anzi, forse adesso Harley Quinn si è depotenziata, rossi i coglioni. No, in realtà si è depotenziata perché non è più stata usata
quella versione di Harley Quinn. Adesso poi arriva Joker 2, vedremo, vedremo che cosa vedremo. Allora, io sono di quelli che, a cui il Joker di Phoenix, bellissima la fotografia, bellissima l'interpretazione, ma è un film di merda. Bene, recensione, recensione Recensione. Joker No, semplicemente per come la vedo io, è semplicemente un giorno di ordinaria follia. Cioè, Ok. se tu gli togli il nome Joker, il nome Gotham e Bruce Wayne, ti rimane una giornata di ordinaria follia. Non è tanto diverso da altri film, anche per come è Sono come trattato. un fantozzi che si incazza. Sì. Un fantozzi È che un te l'ha fantozzi che fatta. scopre di avere una pistola a casa. Un fantozzi americano con Quindi ora, una sì, questo certa nuovo film, aggressività. sì, questo nuovo film, non lo so, non, io purtroppo ormai non riesco più a guardare i film dei supereroi, non ce la faccio più. Ah, ma quelli Dopo non il sono Batman, calmi. di Pattinson, che è di una bellezza. Quello l'ho gradito È un molto. La noir. costruzione della storia, le Ma anche la costruzione ambientazioni, i del personaggi. personaggio, Non gli la avrei dato fotografia è lire incredibile. all'attore Pattinson, non gli avrei dato 1000 Nemmeno lire, io, ma è ma forse perfetto. 1200 lire sì, però in È lire. perfetto, sinceramente. Oh, vedi, questo è andato una grande intuizione, un bel film, Ma però. il tutto come anche il pinguino. Infatti, ora aspetto tantissimo la serie spin-off sul pinguino. Di quel filone lì. E Che poi è spero di che Colin non. Farrell. Sì, incredibilmente truccato. E spero che non lo uniscano mai ad altri cinecomics, che rimanga un esperimento ben riuscito, che rimanga lì. Ecco, per esempio, no, allora la Marvel ha fatto scuola da un certo punto di vista Con nel l'universo far espanso. vergere la Esatto. storia, l'MCU, eccetera. Non ha un po' rotto i coglioni da questo punto Tanto, di vista? Ah, tanto, tanto, tanto. Per me dovevano interrompere tutto al primo Avenger. addirittura Sì, proprio lì. al primo Avenger. No, io credo che siamo arrivati alla saga dell'infinito abbastanza bene, è finita. No, mi sono Con piaciuti, Endgame, però bella costruzione, andare oltre è la sbagliato, montatura della secondo me. storia. Andare oltre è sbagliato. Adesso basta, cioè secondo me serve un reset e iniziare proprio da zero. Ma Poi i in effetti poi personaggi Spider-Man sta andando per la migliorano. sua strada, per esempio. Sì, ha preso una sua direzione, ma di base i film di Spider-Man funzionano sempre. Sono comunque costruiti bene. Il personaggio è un po' come i film di Batman. A meno che tu non distrugga totalmente un personaggio, come purtroppo hanno fatto con Batman, in alcuni film. Spider-Man è un personaggio che ti funziona, quindi una volta che lo sai gestire e gli metti un mondo vicino fatto come si deve, a misura di Spider-Man. Però deve rimanere Spider-Man. Sì, perché il problema è sempre che io ho vissuto in prima persona con lo Spider-Man di cui parlavamo prima, con gli altri Spider-Man, e nel momento in cui tu mi metti situazioni sempre più grandi, in un universo condiviso, il mio primo pensiero è: ma gli Avenger? Perché non intervenire nessuno? Cioè, perché sa devi risolvere solamente il ragazzino di 14 anni? Fai parte degli Avengers, decidi e dove sono? E che poi gli è andata di culo con questo Spider-Man di Tom Holland, perché no, poi di culo no, in realtà l'hanno costruita bene, perché non lo hanno introdotto come film stand-alone, ma lo hanno introdotto insieme a Tony Stark, e quindi Sì. Anche lo ha trascinato un po' alla volta. È stato se io ho sempre preferito quello di Garfield. da sfondi una porta aperta, secondo Uno me. dei più, secondo me è uno dei più Io non belli. so dargli una classifica. A me piace anche Tom Holland. Tanto Sam anche a me, Raimi, quello tanto di anche a Tobey me. Maguire, ovviamente. Ecco, Io invece con lo non li so Spider-Man. mettere in classifica, no, però ti volevo dire che gli è andata di culo con quello di Tom Holland, ma Spider-Man deve rimanere l'amichevole Spider-Man Spider-Man di di quartiere, quartiere, non esatto. può andare nello spazio. Cioè sì, è figo, è bello, Lo puoi fare in saltiamina. contesto con gli Avenger, ma se tu non mi metti gli Basta. Avenger, lui non ha senso che fa determinate cose da solo. Deve rimanere ragazzino, affrontare i Sì, problemi da ragazzino e esatto. diventare No, uomo. sono d'accordo, Un sono po' d'accordo. alla Infatti, volta. la scena più bella, secondo me, dell'ultimo Spider-Man che è uscito, No Way Home. No Way Home, è la scena quando lui alla fine si cuce il costume e inizia a volare per New York. Perché si ridimensiona a Sì, perché, livello di Spider-Man e di soprattutto perché quartiere. ritorna l'altro personaggio fondamentale di Spider-Man, Peter no, che è Parker. New York. Sì, New certo. York è un personaggio fondamentale di Spider-Man. Va Assolutamente. bene i contesti spaziali, tutto quello che vuoi, ma poi me lo devi portare lì. Infatti, Una volta sola, cioè poi sì, senza me lo devi esagerare. portare là, esatto. Comunque sì, molto Garfield. probabile. Garfield, sì, assolutamente. Ho adorato i film con Garfield. Comunque, tornando al discorso No, della scusami, questione. Garfield, devo dire una cosa. Io adoro gli Spider-Man, gli Amazing Sì, Spider-Man. esatto. E No Way Home mi è piaciuto, anche se è una cacionata.
Però quando Garfield si butta per salvare Jane, le lacrime erano a fiotti, sì, lì proprio hanno montato, hanno costruito questa scena bene, quella scena è così davvero bene, sì, assolutamente sì. Ora si vocifera del prossimo con Garfield. Vedremo, vedremo. Ad esempio, uno che mi è piaciuto tantissimo è stato la versione animata. E queste Spider-Verse. Sì, sì. E i due che sono usciti, bellissimi. Spider-Pork. Vabbè, io, come sai, io ho dei gatti a casa, tra cui uno è un gatto rosso di 8 kg. Vedendolo vestito da Spider-Man nel secondo, gatto animato è stato bellissimo. No, assolutamente, sì, quelli mi sono piaciuti molto, davvero davvero molto. Sono forse l'unico prodotto a tema Marvel della Sony che è riuscito, dato quello che poi hanno. Invece Venom, che mi dici di Venom? Stavo parlando dei cosplay. Sto parlando dei cosplay, esatto. Allora, tornando al discorso di prima, che i film vengono realizzati anche in quell'ottica di merchandise. Sì, è solo per quello. Io non sono un grande fan di Star Wars degli ultimi tempi, cioè tutti questi prodotti non riesco a stare al passo con i tempi, no? Anche il Mandalorian con il piccolo Yoda, tu prima rimproveravi il nostro amico per averlo chiamato Baby Yoda. Si chiama Grogu. Io non lo so, si chiama allora, proprio Yoda. Sai qual è il fatto? È troppo evidente che è una cosa per vendere. Sì, però ti dico, è ovvio che è fatto apposta, però c'è un però, nel senso, purtroppo la nuova trilogia ha fallito su tutti i punti di vista. Io sono di quelli che dei tre nuovi adora il capitolo 8, che fa schifo a tutti. Io quello invece l'ho adorato come film. La mia compagna piace molto il capitolo 8, sai? Perché c'era... Ci sono persone che... C'erano dei quizzi più particolari. Purtroppo il problema è che mentre Star Wars è stato scritto all'inizio tutto Star Wars, come si faceva un tempo col cinema, scrivi i film e poi li fai uscire, indipendentemente se piacciono o meno. Star Wars è stato girato da due registi, la nuova trilogia, cambiando il film in base alla reazione dei fan. Devastante errore. E questo ha portato la Disney a rendersi conto che ha fatto poi l'unica cosa che doveva fare. Dare Star Wars in mano a un fan di Star Wars, che è Dave Filoni. Dave Filoni, un fan di Star Wars, ha rimesso insieme un franchising e l'ha rimesso di nuovo in alto. Nelle serie, intendi? Partendo da Clone Wars, Rebels, e ora nelle nuove serie, Ahsoka, Mandalorian e tutte le altre, anche quella che è appena iniziata adesso, The Acolyte, che è bellissima. Perché? Perché siamo tornati, tralasciando stare Acolyte, hanno capito che quello che funziona veramente era il vecchio fandom di Star Wars, quindi legato alla vecchia trilogia e alla trilogia prequel. Quindi siamo tornati a narrare storie di quell'ambiente, con quella fotografia, quelle ambientazioni. Quell'universo lì. Esatto. Per questo, secondo me, funzionano Mandalorian e tutte le altre nuove. Che è sporco, che è polveroso. Sì, c'è Grogu. Che è molto tatui. Grogu lo vedi, vedi che è un pupazzo. Come era Yoda. Certo. Quindi, però quella cosa non ti dà fastidio. Ti dà fastidio se l'avessero fatto in digitale. Per assurdo. Adesso c'è un ritorno a quello che erano i pupazzoni. Alla pupazzeria, diciamo. Esempio, oppure alla computer grafica fatta decentemente. Uno degli esempi ultimi è stato Godzilla Minus One. Mai visto. Che ha vinto l'Oscar per gli effetti speciali. Film giapponese, la nuova era di Godzilla giapponese, dove Godzilla torna a essere il Godzilla cattivo. È girato con meno della metà di un quarto del budget con cui è stato girato l'ultimo The Flash, che è un Madonna, che guardabile, una roba incredibile. Lì gli effetti speciali sono fatti bene, veramente, in Minus One, fatti molto bene, messi al punto giusto, ma c'è molta tecnica amatoriale dietro. Per quando non ci sia più un costume da Godzilla, c'è il pupazzo che viene usato come maquette per gli effetti speciali, quindi c'è comunque un ritorno ai vecchi stratagemmi. Ai vecchi stratagemmi. Bene, bene, bene. Perché noi, guardando la navicella di 2001 di Stella nello Spazio, o il Millennium Falcon di Star Wars, o le navicelle di Alien, le percepiamo come reali? Perché sono tangibili. E invece quelle dei Guardiani della Galassia comunque ci sembrano finte. Sì. C'è un motivo. Perché? Perché anticamente, dato che si usavano i modelli di Skylar,
bisognava rendere realistici questi modelli. Quindi al tempo cosa facevano? Prendevano, compravano i kit di montaggio delle auto, i modellini, e andavano a incollare tutti questi pezzetti sulle navicelle che, con le luci, creavano delle ombre particolari che credevano credibili. Cioè, i pezzi di R2-D2, il droide di Star Wars, li ritroviamo utilizzati in Alien, nella navicella di Alien. Ah, sì, sì. Sì, ci sono tante poi di queste cose che uno va a vedere. Tante chicche. Esatto. E al giorno d'oggi questo viene a mancare, ed è un peccato. Ed è un peccato. Federico, io sono veramente molto contento di aver fatto questa chiacchierata. Abbiamo la batteria, no, più che altro... Il minutaggio, perché i giga sono... Quindi mi sa che non ci arrivi a girare al locale norreno, al locale vedremo, vedremo, però ce lo teniamo per un prossimo contenuto. Assolutamente sì. Per una prossima live ci incontriamo a questo punto online per fare un'altra bella chiacchierata. Assolutamente sì, lo sai quando vuoi, mi diverto sempre un mondo, sono felice di averti portato in questo locale e alla prossima live allora. Peace. Grazie Federico, a presto. Grazie a te.